Ecco, questi sono i titoli di testa dei mostri, film di cui vi voglio parlare oggi, perché il Museo del Cinema sta, ecco, Educazione Sentimentale, il primo episodio di questo film che il Museo del Cinema sta restaurando. Quello lì, piccolino, che si sta facendo la barba, sta di fianco, papà che si fa la barba, sono io, piccolo piccolo. Eccoli qua, in una pausa del film I Mostri. Insomma, perché vi voglio far, vi sto facendo vedere queste immagini? Vi faccio vedere queste immagini perché il Museo del Cinema di Torino sta restaurando questo film e attraverso il sito www.makingof.it potete fare una donazione. Vi prego di farla perché sino ad oggi sono stati solo 8 i donatori e hanno raccolto solo 380 euro su 40.000 che serviranno per restaurare un capolavoro del cinema italiano. Capolavoro del cinema italiano e naturalmente, come dire, ci sono persone molto più accreditate di me per poter confermare questa cosa. Film di Dino Risi, scritto da Agi Scarpelli, Maccari, Scola, Elio Petri, pensate, il regista di Indagine su un cittadino, che poi vinse un Oscar qualche anno più tardi, scrissero questo film per prodotto da Mario Cecchigori e con la regia di Dino Risi. Offrirono il film a Vittorio Gassman e a Tognazzi, che erano già coppia affermata, e Ugo, leggendo il film, disse: caro Mario Cecchigori, dice, io il film lo faccio molto volentieri perché è bellissimo, però tu mi devi fare una cortesia. Il primo episodio, Educazione Sentimentale, lo devi far fare a me. E dice, ma quello è scritto per Vittorio. Lo so, si capisce dalla scrittura che è fatto per Vittorio, però lo devi far fare a me perché io lo vorrei fare, vorrei naturalmente, non è un'imposizione, lo vorrei fare con mio figliolo Ricky, che in quel periodo era in vacanza a Roma, io vivevo a Milano, eccetera. E quindi così cominciò questa bellissima avventura, un'estate che non ho più dimenticato, perché l'educazione sentimentale non era solo il titolo di questo episodio, ma è stato proprio il rapporto tra me e mio padre, insomma. Mi ha educato a stare su un set, mi ha educato, faceva il papà attraverso il lavoro del cinema, attraverso questo gioco meraviglioso. Ci sono delle immagini nel film a cui sono molto affezionato. C'è a un certo punto, non so se riesco a trovarle, c'è un'immagine a cui sono particolarmente affezionato, che è questa qua. Adesso vediamo se riusciamo a trovarla. Eccola qua, questa qua. È un'immagine di una famiglia. Senti, e questa qui è la mia mamma. Quindi c'è papà, mamma e figliolo. Ecco, diciamo che era un'immagine inconsueta in quegli anni ormai, perché ormai la mia famiglia era separata e invece qui Dino Risi e papà l'hanno rimessa insieme. Quindi Pat, Ugo e Ricky nei mostri. Oh, mi raccomando, makingof.it. Ecco, makingof.it, molto importante. Potete sostenere questo progetto e vedremo, per rivedere tutti insieme a Torino e al prossimo Festival del Cinema a Venezia il film. Potete donare 10 euro, potete donare 30 euro, più donate e più credits avrete nei film. Se donate una certa cifra vi troverete anche, diciamo così, a firmare sui titoli di coda un capolavoro, come se firmaste il retro della Gioconda, voglio dire. Esatto. Lascerete il vostro nome su un capolavoro della storia del cinema italiano. Assolutamente. Questo non è il primo progetto che sta facendo il Museo del Cinema, è uno dei tanti. Insomma, chiaramente io ci sono particolarmente affezionato, per ovvie ragioni, non solo perché sono un amante del cinema, ma perché così sono affezionato fortemente. E poi è ancora tanto attuale questo film. Eh sì, è un film attuale, sì, è un film a episodi che racconta il boom degli anni 60 italiano e i vizi dell'italiano medio, e quindi attraverso... Denunciava la corruzione nella politica, certo. Poi c'è l'episodio L'Oppio dei Popoli che parla della televisione. Eh sì, parla un po' di tutto, il film è estremamente attuale. L'ultimo episodio è un episodio incredibile, che è sui pugili, e sono Vittorio e Ugo. Adesso non so se ci abbiamo qui a un certo punto delle foto, non so nemmeno se ci abbiamo tutto questo tempo, visto che questo filmato lo vogliamo
pubblicare. Però insomma, al volo vi faccio vedere alcune foto dei mostri. Vediamo un po'. Images, ecco, qua c'è un episodio meraviglioso. Questo è il manifesto del film. Il manifesto dei film, ecco tutte le facce fatte da Gassman e Tognazzi, tutti i vari personaggi. Ecco qua Gassman vestito da donna, Ugo da poliziotto. Ecco questo qua, vedi. Dice, finalmente ha arrestato il mostro. Ecco, il mostro sarebbe, in teoria, per il giornale, il mostro sarebbe quello in mezzo, ma vediamo che forse sono più mostruosi quelli intorno. Ecco, questo a proposito invece dell'episodio dei pugili, ecco qui c'è Tognazzi che fa l'allenatore e Pugili che suonati. convince, sì, convince Gasman a tornare sul ring, dice ce la puoi fare, possiamo strappare il titolo. Ecco, il povero Gasman finirà su una sedia a rotelle con Ugo che sul litorale di Fregene. Lo porta in giro e gli fa vedere, gli fa volare l'aquilone, insomma, e così via. Ragazzi, i mostri, crowdfunding, www. Com'era? Www. makingof.it. Mi raccomando, viva il cinema italiano. makingof.it. Ok.